E il dato della glicemia a digiuno deve essere superiore a 126 mg per decilitro, però ricordiamoci, l'emoglobina glicata superiore a 6,5 in percentuale, ma soprattutto la glicemia post curva da carico. Tutto il mondo, tutti i ricercatori stiamo puntando su questo, perché potremmo avere una glicemia a digiuno di 105-110, ma essere dei potenziali diabetici del postprandiale. Ed è ugualmente grave avere una glicemia dopo pranzo superiore a 200, perché quella glicemia può indurci una serie di modifiche che nel nostro organismo possono portarci ad un rischio cardiovascolare, ad un danno alle arterie. Quindi attenzione anche a quello che può essere considerato il diabete subdolo. Perfetto, grazie Moschetta. Ma intanto, allora, questo Scavagnini, stavamo dicendo una cosa prima, dove il professor Moschetta sta dicendo che tanti passi in avanti sono stati fatti, però io dico, noi, mi metto dall'altra parte di chi sta a tavola, tanti passi indietro in realtà abbiamo fatto, perché mangiamo molto, diciamo, in modo errato rispetto ai nostri genitori, ai nostri nonni anche, perché buttiamo giù tutto, sapendo, però il problema è che sapendo anche, perché noi sappiamo quello che voi ci raccontate, è che poi non eseguiamo le linee guida. E il problema qual è? È che poi abbiamo un numero così elevato di ragazzi che sono in sovrappeso e obesi. Purtroppo questo poi è una piaga veramente devastante. Il che non è solo italiano. Siamo decisamente vittime di una cultura che non segue necessariamente il benessere e la salute, ma una serie di interessi, non stiamo qui a raccontarlo, ma evidentemente che è purtroppo non basta sapere cosa ci fa bene, perché il cibo è anche la sfera, la dimensione della nostra psiche dove spesso troviamo rifugio, e quindi diventa anche un modo per placare ansie. Quindi evidentemente il diabete tipo 2 è una situazione multifattoriale, esiste anche una genetica, esistono varie condizioni che predispongono, ma sicuramente tra i fattori di rischio quello più associabile è il sovrappeso, e siamo vittime di un eccesso di calorie e di alimentazione che spesso definiamo scorretta, perché è particolarmente ricca in grassi saturi e soprattutto carboidrati, che noi definiamo semplici, ma i peggiori li troviamo nelle farine, quelle molto raffinate, cioè negli amidi. Questo approccio evidentemente è la bomba anatomica che spesso ci esplode da un punto di vista metabolico. Ma c'è un altro aspetto, altrettanto frutto della cultura, che è la sedentarietà, perché diciamo, questo caso vige veramente la regola dell'attività fisica, che non è solo controllo del peso, perché non sempre, cioè se tu mangi tanto e fai attività fisica non è che dimagrisci, ma è un attivatore metabolico fondamentale nel controllo della glicemia. Quindi le famose 30 minuti di camminata veloce, chiamiamola così, quindi attività fisica, soprattutto superati i 65 anni, sono fondamentali. Speriamo